Bene, bene. Ho tolto gli occhi dal tablet. Adesso vado a riempire un po' di bottiglie per bere alla fontanella. Lucy l'ha impegnato tutto il giorno e poi andrò a fare la spesa. Qua abbiamo il campo, come l'avete forse già visto, o devo ancora mettere il video dall'alto. Ora di pranzo, un pranzo leggero, un po' di stracchino, un po' di ricotta con dei crackers, acqua e menta, come qua, la mia modifica. Praticamente per fare stare il telo dritto qua ho comprato un tondino di ferro lungo perché disponiamo di questo foro che si mette da laggiù, l'ho fatto scorrere col telo, vedete? E la tenda sta su. Comunque la tenda è bollentissima, sotto si sta bene. Comunque il costo della tenda 34, mi sembra. 34 euro contro i 600 di un tendalino per camper. Tanta roba. I soldi risparmiati messi in gasolio. Forse l'ho detto qualche minuto fa, non me lo ricordo. Stiamo pranzando qua, abbiamo il sole a picco, siamo a Ardore, 32 gradi al 22 di luglio, sono la 1 e un quarto, quindi proprio il sole a picco. E sto passando per entrare nel van a prendere delle cose e la schiena tocca il telo. Devo dire che scotta, scotta veramente incredibile. E noi qua sotto stiamo veramente bene. Non filtrano i raggi del sole proprio, non fa filtrare. Infatti si chiama Fresh. Si chiama Fresh. Devo dire che questo acquisto che abbiamo fatto l'anno scorso, l'abbiamo usato a poco perché non sempre possiamo usarla, si è rivelato un ottimo acquisto. I consigli del vecchio. La luce sta fremendo e adesso si va a fare il bagno. Oggi non sono andato neanche in spiaggia, ho fatto un pisolotto e mi sono messo davanti il tablet a fare il video. Lei ha finito adesso, sono le 6 e un quarto, bagno. Tanta roba fare il bagno anche alle 6:30 della sera. Il sole scalda ancora, la Lucy non aveva mai provato questa esperienza qua. No, beh, di venire in spiaggia così tardi, tardi, alla fine scotta ancora il sole. No, no, è vero. E vabbè, d'altronde finisco alle 18 il corso, almeno un bagnetto, anche se sono le 6, fa niente, dai.
tanto. Fare, ma cosa, si va in spiaggia alle 6 di sera? Come no? Io andavo anche alle 7 e mezza. Se c'è luce, scalda, perché no? Comunque l'acqua è un brodo, veramente instabile. E sono andato un po' a nuoto, un po' fuori, non so quanti metri ero fuori, sotto, penso che ci siano più di 3 metri di profondità dell'acqua e si vedeva il fondo, si vedeva dall'alto. I pesciolini? Ah sì! Che carini, c'erano i pesciolini vicino a noi, non se ne andavano, ma erano così, piccolini così. E nuotavano a filo dell'acqua. Sì, vicino a noi. Buoni per una frittura. Ma cosa mangi lì? Li lasciamo crescere. La mignon, sì, nell'acquario. Va bene, allora ci godiamo ancora questo sole e poi andremo a fare cena. Stasera abbiamo melone e prosciutto. E niente gelato, perché a 5 euro a sera no. E però andremo a farci la passeggiata, quello sì, sul lungomare. E che poi quando passeggi però ti viene voglia di mangiarlo il gelato. Una pallina sola. Vabbè, facciamo il taglio, vediamo se mettendo qua si vede qualcosa. Sai cosa ho dimenticato? Cosa? Il tovagliolo, cioè gli Scottex. Sì. Mamma che caldo. Ma costega, costega. Si vedrà qualcosa, boh, chi lo sa. Affetto, con piano. Affetto il tacchino. Cioè? Cos'è? Era una puntata dei Robinson, quella sitcom americana che era negli anni 80, e c'era la festa del ringraziamento e il figlio doveva tagliare il tacchino, perché di solito è il capofamiglia che lo taglia, e diceva il figlio: affetto il tacchino, con affetto lo prendo, con quella voce avversa. L'ho visto anch'io sta puntata, noi guardavamo i Robinson. Vabbè, non so se si è visto, però non male, non male. Ah. Sì, ma noi abbiamo il prosciutto da mangiare con il sale, non possiamo mangiarlo col cucchiaio. Mangiamo col cucchiaio il melone, sì, il prosciutto. E adesso prendiamo, no? E allora ci vuole anche un altro coltello. Ho dimenticato il caldo, è il caldo spossante che dobbi far ragionare. Che te sono al mare con la brezza. Dì a tua sorella, a tua mamma, a tua figlia a Milano. Ah, quello sì. Ah. La brezza, non si muove una foglia adesso, prima c'era il venticello, adesso sono... Buon, dai, ciao! Eccoci qua, abbiamo fatto la passeggiata, la doccia, niente gelato e via. Anche questo diario di bordo sta finendo. La Lucy è là che sta guardando un mona che parla. Sto guardando, non la sto ascoltando perché ci sei tu che parli. E fa caldo, stasera è umido. Oggi è umido.